E rieccoci qua. Allora ragazzi, bentornati, ben ritrovati. Siamo qui esattamente dove eravamo rimasti quando è iniziato l'episodio, ma perché non ce la facevo proprio più, mi avevo rotto il cazzo definitivamente, senza mezzi termini. Mi ero rotto il cazzo. Espandiamo. Nuovo capoccia, stessi discorsi del cazzo. Non so, ora che c'è abbastanza gente che controlla le uscite, per lui possiamo allargare il perimetro. E questo a cosa ci servirebbe in realtà? Non so, troviamo del carburante, attiviamo altri generatori. Vorrei rimettere in funzione uno di quei proiettori. Trovato niente laggiù. Cazzo. Pronto? Amico, ci sei? A ventaglio. Ehi, hey, bello, non fare niente di stupido. Tutto questo? Accidenti. Non capisco però perché non ci faccia raccogliere quello che hanno, perché palesemente hanno qualcosa in mano, almeno qualcosa in mano, e lo lasciano cadere. Poi non ce l'hanno più, guarda caso, per magia è finito tutto.
Che odio questa roba. Figlio di... Porca... Che cazzo ho attivato? La modalità porca. Troia! Sì, vabbè. Sì, è bello proprio questo, guarda, ci mancava solo questo. Ehi, ehi, stiamo tranquilli, amico. Deve essere vicino. Controllo questa zona. Tu. Controlla il vicolo. Dai, amico, ci sono. Sei più... Porca troia! Fammi vedere. Sopra di noi e poi basta? Non ci credo. Non ci credo nemmeno se... Cazzo! Non ci credo nemmeno se mi pagate. E infatti lo sapevo. C'è qualcuno lassù. Giù! A girarlo! Eccolo! Scappali! Coprimi, vado a... Gli scaffali! Ehi, fai il giro! Eccolo.
cos'è stato? Per un pelo davvero. Ai confini dell'universo e ritorno, resisti e sopravvivi. Scusa? Savage Starlight. Sai quel fumetto che leggevo? Lo dice l'eroe dopo una battaglia. Resisti e vinci? Sì. Ok. E poi, ragazzi, non so se lo sapevate anche voi già prima di me, oppure no, ma questi estintori, così come le bombole del gas che c'erano per esempio quando ci avevano attaccato i cacciatori mentre stavamo ancora guidando il mezzo e ci hanno preso l'imboscata, guarda quanti libri, quelle bombole e questi estintori più spazio nello zaino. Sono esplosivi. Piace leggere, Ma faccio vedere quando non sto scappando. Sì, leggo sempre. Una barzelletta? No, un attimo, Ellie, sto perlustrando la zona in cerca di rifornimenti. No, no, ecco qua. No, massimo già. Va bene, direi che qua abbiamo finito, quindi possiamo anche proseguire. Un po' che dice questo.
Bisogna essere pazzi per appendere dei soldati. Chi è abbastanza disperato è capace di qualsiasi cosa. E questi disperati sono quelli che abbiamo combattuto qui? Immagino di sì. Vediamo dove porta. Va bene, ma solo nel prossimo episodio, perché il tempo a nostra disposizione per oggi è scaduto, quindi l'episodio di oggi si conclude qui. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un mi piace. A me non è andato giù all'inizio come stava proseguendo la situazione, però poi siamo riusciti a riprenderci, a fare una giocata abbastanza decente, almeno così mi piace pensare che sia stata una giocata abbastanza passabile, per cui direi che va bene così per oggi, per ora. Se quindi il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un mi piace, grazie per tutti i commenti, le condivisioni, il supporto e l'apprezzamento del mio lavoro. Se non siete ancora iscritti, che aspettate? Che miglioriamo a giocare a The Last of Us parte 1 Remastered? Non mi pare il caso, è meglio se vi iscrivete ora in massa a tutti i vari social, che come i link sono in descrizione, anche al mio Patreon dove ho il mio profilo personale. E mi raccomando, noi ci rivediamo sempre qui su questo canale a un prossimo appuntamento con un nuovo episodio della serie di The Last of Us parte 1 Remastered o di un'altra serie che sto porterò in seguito. Stay brave, stay Leonard, always. Ciao.